fa, su una rivista di parapsicologia, un articolo piuttosto qualificato di un ricercatore che mi ha ricondotto a certe riflessioni sulla coscienza come fatto centrale dell'essere che si manifesta e soprattutto a riflettere sull'indipendenza ovvia, logica, irrefutabile della coscienza rispetto alle categorie del tempo e dello spazio, evidentemente. La coscienza quindi come un qualcosa di limitato, senza inizio. Nell'uomo vivente, cioè nell'essere incarnato, nello spirito. No, ecco, ma a questo appunto volevo arrivare, a questa differenza. Evidentemente questo, la sua pienezza avviene, dovrebbe avvenire nello spirito, cioè nell'essere disincarnato. E in questo ci riallacciamo anche peraltro verso alle filosofie orientali, indiane, tantriche, eccetera, per cui anche in fase incarnativa si suggerisce un certo tirocinio per liberare, per arrivare a questo senso della realtà distruggendo tutto ciò che è illusorio, cioè legato al tempo, allo spazio, al divenire. Ora, appunto, possiamo riprendere il discorso facendo una trattazione delle differenze reali tra la coscienza, lo stato libero, diciamo, senza le riduzioni imposte da un certo iter terreno fisico, e pure la coscienza invece confinata volontariamente, volutamente, per ragioni che possono avere dei risvolti tecnici, in un corpo, cioè in un settore, in un segmento che naturalmente in quel punto acquisisce le caratteristiche spazio-temporali. Perché evidentemente, secondo me, il discorso si può allargare anche in senso metafisico, perché anche dal punto di vista dello spirito bisogna riuscire a capire bene come può un elemento così limitato non fruire, una volta liberato sì, lo spirito da tutte le storie, non fruire immediatamente del tutto. Sì, noi abbiamo parlato di infinite potenzialità, di tutto ciò che è già contenuto nello spirito e quindi nella sua coscienza integrale. Però forse alla luce di questo nuovo punto di vista, questo spostamento dal punto di vista, si può tradire ancora qualcosa e estendere il concetto. Lo stato di coscienza come consapevolezza di sé. Ecco, soprattutto. E lo stato di coscienza come pienezza di questa consapevolezza. Questo stato di coscienza è estremamente variabile, sicché non si può mai dire che uno stato di coscienza raggiunga un suo limite, una sua perfezione. Essendo soggetto a tutta una serie di varianti e di infinite possibilità, soprattutto speculative dello stato di coscienza, che non bisogna dimenticare è strettamente legato all'intelligenza, cioè alla capacità di riconoscere il sé, di riconoscere la propria consapevolezza, e questa intelligenza stessa rende molto variabile lo stato di coscienza, perché su questa consapevolezza vanno ad aggiungersi tutte le possibili varianti date dall'interpretazione che l'intelligenza stessa fa dello stato di coscienza. Ora, questo è un principio generale che trova naturalmente le sue massime complicazioni quando lo spirito è nella materia ed è in un corpo umano, e trova queste massime complicazioni perché qui si aggiungono
tutte le sovrastrutture che non fanno parte dello spirito e quindi di una futura e probabile consapevolezza di sé, ma fanno parte di una consapevolezza a livello materiale o a livello psichico che è la reazione naturale del disporsi della materia, la quale materia ha da certi livelli in poi una consapevolezza del proprio essere, naturalmente con tutte le sfumature che vanno da uno stato informe di questa consapevolezza a una pura e semplice manifestazione di riflessi e di reazioni di tipo strettamente naturalistico, sino alle complicazioni alte nella sfera animale umana, dove naturalmente ci troviamo di fronte a una struttura apparentemente omogenea e compatta, che in realtà invece è solo la risultante di tutta una serie di intersezioni e di variabili. Sicché abbiamo almeno due tipi di consapevolezza o di coscienza. Una coscienza, direi appunto naturale o naturalistica o fisiologica o psicologica, che è la coscienza del proprio stato mentale e vitale in rapporto al sé, in rapporto alle cose circostanti. È un tipo di coscienza sottile, definirei, che è piuttosto informe e che è appunto una delle reazioni dello spirito, una delle presenze di questo altro io, se così possiamo dire, che prescinde dalla materia. Questo aspetto materiale della sovrastruttura è quello che più o meno a grandi linee voi conoscete e che rappresenta nella sua costruzione l'elemento di passaggio, l'elemento di trasmissione fra questo stato di coscienza dello spirito, tra questo spirito dunque e la materia, cioè il dato dell'esperienza vera e propria nella struttura materiale. Naturalmente sappiamo a questo punto che determinate informazioni giunte a livello della coscienza materiale, la coscienza psichica, informazioni si trasformano, diventano segnali di un certo tipo, vanno a confluire in questo io spirituale e vanno ad arricchire, inglobandosi, la struttura dell'intero spirito, modificando nuovamente questa struttura, per cui la coscienza dello spirito è un farsi a divenire eterno e continuo, cioè soggetto a modificazioni incessanti a causa dell'evoluzione. Ora, le informazioni che giungono allo spirito, cioè i segnali informativi, giungono già fuori del tempo e dello spazio, cioè giungono appunto come segnali, che tali essendo si inseriscono in un circuito predisposto che a sua volta funziona autonomamente e automaticamente, cioè il circuito dato dall'insieme della struttura dello spirito. E la coscienza o consapevolezza di sé come elemento qualitativo interiore subisce delle modifiche a causa dell'ampliamento della sua struttura quantitativa. Vorrei chiarire meglio questo fatto per chi non lo avesse ancora intuito bene. Vedete, quando noi parliamo di spirito, ma anche quando parliamo in genere di una struttura vivente, intelligente, autonoma, sussistente di per sé, cioè con una vita autonoma in questo senso e di per sé sussistente, cioè non dipende da altri la sua vita. È, diciamo, un meccanismo
che non si ferma. Dunque, noi parliamo di due piani di questa struttura, e cioè distinguiamo un aspetto qualitativo e un altro quantitativo. Ora, nello spirito, l'aspetto qualitativo e quantitativo tendono all'unificazione, cioè non camminano come due piani di coscienza, quello che si può verificare nell'uomo, che è mosso da impulsi spesso contrari o diversi da ciò che invece appare nella coscienza. Invece no, camminano con un certo parallelismo, però noi distinguiamo un aspetto quantitativo e qualitativo. Diciamo che l'aspetto quantitativo è la somma, e poi dunque sommatoria, di tutti i segnali, e segnali intesi come idee semplici, che costituiscono nello spirito una struttura abbastanza elastica, che è la parte che ha l'impatto col sistema universale, cioè con l'insieme del sistema universale, ed è praticamente la forma strutturale più o meno ricca a seconda dell'evoluzione dello spirito. E c'è un aspetto qualitativo. L'aspetto qualitativo è dato dal tipo di strutture che lo spirito, come elemento quantitativo, si porta con sé e di cui è costituito. Il tipo di struttura è l'aspetto qualitativo, sicché la differenziazione che possiamo fare fra due spiriti, di cui uno evoluzione 1 e un altro evoluzione 10, è non tanto per la differenza dell'aspetto quantitativo, quanto per quello qualitativo. È dalla maniera come funziona la struttura quantitativa che emerge l'elemento qualitativo. Ora, lo stato di consapevolezza dello spirito, cioè il sé, la coscienza dello spirito, naturalmente nasce dalla sommatoria di questi due elementi, e cioè dal livello di capacità del sistema qualitativo di muovere e promuovere anche la manifestazione dell'aspetto quantitativo, sicché le due cose funzionano in modo omogeneo e ne risulta un tipo di coscienza intermedie che è lo stato di coscienza dello spirito. Tutto questo è possibile perché la qualità dello spirito è intelligente. A questo punto devo chiarire un'ulteriore cosa. Quando parliamo di intelligenza, ma questo discorso vale anche per Dio, intendiamoci bene, noi usiamo dei termini che sembrano designare degli attributi, e cioè diciamo lo spirito possiede l'intelligenza, lo spirito possiede la volontà. Queste sono modalità discorsive inesatte. In realtà lo spirito è intelligente, cioè tutta la struttura che è intelligenza. L'intelligenza non è una cosa che sta appiccicata sullo spirito, così come in parte si può dire dell'uomo, perché dell'uomo non si può dire compiutamente questo, perché si tratta di strutture non omogenee, voglio dire, si può avere una lesione cerebrale e non avere più intelligenza, ma continuare ad essere un uomo, o avere delle modifiche del carattere, o avere certe malattie, si continua ad essere una cosa vivente. Lo spirito è intelligenza, perché lo spirito non ha organi, praticamente, che designino lì c'è l'intelligenza, lì c'è la volontà, eccetera. Dunque lo spirito è intelligenza. Ed essendo intelligenza, lo spirito è coscienza di sé. Naturalmente però, poiché lo spirito è intelligenza, ma è una struttura intelligente, è una struttura che possiede in tutte le sue parti il sistema dinamico della volontà e quindi del moto e quindi dell'evoluzione, questa struttura è tale in senso quantitativo ed è tale in senso qualitativo, perché oltre a una quantità come struttura, cioè ente definibile, ente che è, ente
che in qualche modo costituisce una parte dell'infinito. Ma anche questo aspetto non tragga in inganno lo spirito in realtà. Di lui non può dirsi che occupi uno spazio, eppure di lui deve dirsi che occupa uno spazio in quanto che è una realtà. Occupa uno spazio in quanto è una realtà, non occupa uno spazio in quanto come realtà si trova nell'infinito. E nell'infinito non c'è un'occupazione di realtà perché non c'è uno spazio che si possa circoscrivere. Questo è naturalmente uno degli aspetti dell'universo meno adatto a definirsi in senso fisico umano, perché si tratta appunto di concetti che vanno al di là del dato fisico. E è chiaro che anche questa coscienza dello spirito, cioè l'essere presente a se stesso ed avere la consapevolezza della propria struttura e del proprio esistere e della propria dinamica, questo emerge dal contesto globale dello spirito ed è una percezione, e percezione ancora una volta, ripeto, è un termine inesatto, è dunque allora proprio una consapevolezza che lo spirito possiede interiormente, non allo stato di idee, come costruzione verbale o costruzione linguistica o come altro tipo di costruzione, ma è a livello puramente della soggettività, e cioè l'essere. Vedete, sforzarsi a definire quello che è il pensiero dello spirito è praticamente assurdo, o almeno è estremamente difficile. Se voi mi chiedeste, ma lo spirito cosa pensa, o almeno come pensa, o in che modo si esplica l'attività del pensiero dello spirito, pensate anzitutto che non c'è alcun riferimento con quello che è il pensiero dell'uomo. Un uomo, quando pensa, costruisce immagini, o se non le costruisce è perché le immagini hanno avuto una sostituzione nel linguaggio. C'è una parte fonico-verbale, c'è una parte grafica del linguaggio, c'è la forma naturale della comunicazione, oppure si esprime attraverso il gesto, che è un'espressione del comportamento. Sì che l'uomo ha determinati sostituti attraverso vari incroci, riesce a comunicare o agli altri o a se stesso, perché anche a se stesso le immagini vengono fuori da una costruzione antecedente e il linguaggio stesso è un'acquisizione antecedente, e dunque a se stesso l'uomo pensa, parla, si esprime. Ma lo spirito non ha questa maniera di autocostruirsi, perché non ha un linguaggio. Naturalmente, per capire questo bisogna riportarsi alle idee semplici, e cioè a come funzionano le idee semplici. Le idee semplici per voi esseri umani, a parte il fatto che non pensate per idee semplici, ma supponiamo che poteste pensare per idee semplici, sarebbero sempre la sommatoria o l'unione di tali idee alle spalle delle quali vi sarebbero oggetti rappresentativi. Ora, l'oggetto rappresentativo non c'è nell'universo, perché l'oggetto rappresentativo è una pura conoscenza. Oppure, il che è lo stesso, è una pura coscienza della realtà, di una data realtà, o di un frammento della realtà, o di quel che sia, alle spalle dell'idea, ovvero la substanzialità dell'idea semplice, è niente altro che la coscienza semplice di un frammento di realtà.
E quando ciò viene centrato, bisogna aggiungere che questo frammento di realtà non è neppure più un frammento, perché si tratta comunque di una dimensione infinita dell'idea semplice. Ora, naturalmente, è chiaro che il pensiero dello spirito non si dispone secondo un diagramma linguistico che possa avere un qualche riferimento con un diagramma di tipo umano, ma si dispone per una successione di stati di coscienza. Questo a voler analizzare le componenti di una struttura dello spirito. E queste idee semplici o queste coscienze, diciamo di tipo semplice, costituiscono l'unità della coscienza totale dello spirito, la quale è niente altro poi a sua volta che un tipo totale, relativamente totale, perché qui c'è il limite evolutivo, relativamente totale dello spirito nei confronti della realtà. Ed è il modo con cui lo spirito ha coscienza, cioè assume dentro di sé la realtà esterna e la fa rivivere, o, il che è la stessa cosa, porta se stesso nella realtà esterna e fa questa vivere, e insieme ad essa vive, attuando una simbiosi fra sé e la realtà, il principio di realtà corrispondente. Da questa unione nasce il rapporto spirito-universo, e quindi poi, per via indiretta, il rapporto trino spirito-universo-Dio. Vorrei però che fosse chiara una cosa. Anzitutto, vedete, questo stato di coscienza dello spirito è lo stato di coscienza autentico, cioè è la pura immersione nell'universo. Però non devo sottacervi un altro aspetto, diciamo, più fruibile, meno profondo. Perché vedete, lo spirito non vive di pura immersione. Questo è il suo aspetto più autentico, ma c'è l'aspetto formale della struttura dello spirito. E cioè ci sono quegli elementi quantitativi dello spirito, i quali elementi quantitativi sono a loro volta da suddividere in quelli propri della struttura dello spirito e in quelli orientati verso la struttura dell'universo, e che sono i residui del cammino dello spirito, che è un cammino evolutivo in un universo comunicante. L'universo comunicante è l'universo proprio, cioè l'aspetto visibile dell'universo, costituito dalle molteplici attività alle quali lo spirito è deputato, proprio per suo istituto spirituale, e naturalmente dalla presenza di questo incessante, eterno, se vogliamo andare i vieni di questi esseri spirituali che travalicano tra esperienze molteplici e varie. Sicché lo spirito, e quello che abbiamo visto ne era l'aspetto più sostanziale, è in qualche maniera esternamente impegnato in un aspetto formale della struttura universale. Vedete, un sistema planetario non è un'immaginazione, né una costruzione inventata dall'uomo, è una realtà. L'aspetto dunque formale, costruito dell'universo, esiste, ed esistono infiniti mondi, infiniti aspetti della materia. Questo aspetto formale si incrocia indubbiamente anche con lo spirito, il quale, sebbene vada a trovarsi in una dimensione diversa, tuttavia per varie esigenze del suo cammino evolutivo,
incrocia e incrocerà sempre altri piani costituiti da esperienze e fatti formali. Sono questi che costituiscono l'aggregato funzionale esterno dello spirito, il quale, oltre a questa attività di tipo interiore, di conoscenza autentica, finisce sempre con lo svolgere un ruolo nella realtà dell'universo. Un ruolo che può abbandonare, andare ad occupare piani nei quali l'esperienza della materia o della materialità è finita, ma se ne incontrano altri. Ma questo contatto può essere ripreso, e c'è soprattutto da considerare che l'universo distaccato dallo spirito è sempre una grande macchina che funziona, e questo funzionamento non è mai completamente estraneo allo spirito. Sappiamo anzi come a determinati livelli sia proprio lo spirito ad operare un'attività nei confronti di questo universo, un'attività che a tratti può rasentare l'aspetto della creatività. Dunque, a questo aspetto se ne aggiunge quest'altro, che è però sempre un aspetto più esteriore. Perché ho detto questo? Ho detto questo perché il mio discorso di prima poteva far cadere nell'errore di ritenere lo spirito poi completamente spento nei confronti della propria personalità. Cioè, alla fin fine potrebbe dire qualcuno: ma lo spirito diventa talmente una cosa altra da non essere più riconoscibile. Vedete, però una cosa è bene che togliate dalla vostra mente, e cioè l'idea di uno spirito fantasma che somiglia a voi, perché voi avete un'immagine un po' distorta anche dalla nostra stessa presenza qui, intendiamoci. Avete un'immagine distorta perché in buona fede, o perché ritenete che sia così, che in fondo questo mondo degli spiriti si muova secondo un rapporto di colpe e non colpe, di linguaggio così come l'ascoltate da me, o di piccole e banali cose, di una organizzazione paraumana, diciamo pure, in cui lo spirito viene ascoltato, lo spirito aspetta i suoi morti, lo spirito continua nei suoi rapporti con gli altri spiriti o con i viventi. Questo esiste naturalmente, ma è un aspetto ancora materiale della questione. Io stesso che parlo a voi mi presento in una maniera molto alterata, e non c'è altro mezzo di comunicazione. E ora...